In questo momento in udienza col cardinale Ruffo. Via! Indietro, rigolate, rigolate! Rigolate! Via! Oh! Via, via, via! Via! Andiamo, rigolare, rigolare! Oh, rigolare! Via, via! Qui, è tu, Bubù! Io voglio vedere Fra Diavolo! E io da cieco un occhio, rigolare, via! Oh! E voi che volete? Vedere Fra Diavolo. Ah, ma allora siete sordi, non avete capito. Gli arrivate qui in Sicilia solo stamattina ed è a colloquio col cardinale. Bene, annunciatemi al cardinale. E voi chi siete? La superiore del convento di Sant'Agata. Aspettate un po'. Brava gente, i siciliani. Fra Diavolo, qui non vi avevano mai visto, ma in poche ore siete diventato l'idolo di Palermo. Brava gente, pieni di entusiasmo. Sapete, Fra Diavolo, che vi immaginavo diverso? Ah, sì? E come, come? Più alto. È una fantasmagoria popolare. Anche Napoleone è su per giù come me. Su per giù. A proposito di fantasia, ora che la guerra è finita, ma cosa sono queste storie di atrocità, di saccheggi, rimpiccagioni che i francesi dicono che avete commesso in questi ultimi tempi? Eminenza, da Gaeta a Reggio, 300 miglia di ritirata, sempre col nemico ai posteri di dietro. Capisco. Eminenza. Che c'è? C'è di là la persona che aspettate. Tu, Fra Diavolo, e fateli contenti. Mostratevi. Ecco. Si accomodi, madre. Voi attendete qui, figliolo. È questione di pochi momenti. Attendete, vero? Sono sempre stato con lui. E dove sta ora? Vorrei vederlo. Che? È certo che lo puoi vedere. E perché non lo puoi vedere? Ma non è questo il momento, mi pare. Oh, Peppino, sii gentile. Vagli a dire che io sono qui, faglielo dire. Come mai queste spalline? Sono il suo aiutante. E Michele, quando potrò vederlo? Te lo porto io. Ma io sto al convento. Siamo intesi, madre. È certamente un'opera buona, Eminenza. Due creature felici per bontà vostra. Per la bontà di Dio. Basta che tu stia zitta. Tu non devi parlare con nessuno. Scusate. Non parlerò. Scusate, la madre se ne va. Volete venire? Vai, 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 vai. Zitta, eh? Shh. Gradite? Coraggio. No. Sì. Grazie. Bravo. Anche a vostro padre piaceva tanto il mio tabacco. Già. Come? Chi era quella figliola? Quella che è andata via adesso? Sì, quella. Vostra Eminenza la conosce meglio di me. L'ha portata a casa mia in fascia una notte di temporale. Vostro padre è morto. Ma prima mi ha detto tutto. E so anche che Marietta è stata dichiarata morta da qualcuno. Da un bugiardo. So che Marietta è la figlia del re. E allora va bene, silenzio per silenzio. Io sono Fra Diavolo. Per tutti. Sua maestà il re vi riceverà domani prima di firmare la pace.
colonnello Michele Pezza, per ricompensare le luminose prove di valore da voi date sul campo e per la vostra strenua fedeltà alla corona, noi, Ferdinando di Borbone, per grazia di Dio re di Napoli, vi investiamo del titolo di Duca di Cassano e dei privilegi e dei feudi annessi per voi e per i vostri discendenti diretti. Colonnello, e dove sta la sciarpa che v'ha già mandato? Maestà, a Salerno, nel fragore della mischia, i francesi me l'hanno estratta. L'inviato straordinario del direttorio della Repubblica Francese. Nell'atto di porgervi il benvenuto, signor generale, noi confidiamo di poter accettare senza menomare la nostra dignità e il nostro onore le condizioni di pace del vostro governo. Lo spero anch'io, sire. D'altronde il vostro ministro, il cardinale Ruffo, ne ha già preso visione. Sì, e trovo le condizioni di pace accettabili. Il direttorio della Repubblica Francese una è indivisibile. Avendo esaminato le proposte di pace presentate dal governo del Regno di Napoli, dichiara di poterle accettare alle condizioni seguenti. Buongiorno, padre. Mi dispiace, ma da quando siamo in Sicilia il cardinale ci tiene a stecchetto. Avete fame? Sì, fratello. Lo volete un piatto di minestra? Oh, Dio ve ne renderà merito. Entrate, entrate. Una scodella di minestra non la neghiamo a nessuno. Non è granché, ma è quello che passa il convento. Ma si può mangiare. Ecco. Prego, accomodatevi, torno subito. Sedete, sedete. Grazie, fratello. Ha detto fra diavolo, sia un criminale di guerra, un bandito che ha infranto volontariamente ogni legge umana e divina. Che succede? Gesù e Maria, o frate ci è venuto dalla fame. Oh, madonna mia. Uè, sape! Ma che da me? Ma come te cade? Imbavagliato. Ma chi è stato? Ma di qualche cosa. Oh, povero Saverio. Parlo, ehi! Oh, frate, Marato Lucazzo. E dove è scappato? Alla. Il governo della Repubblica Francese richiede di deferire il detto fra diavolo al tribunale marziale secondo il regolamento della giustizia militare attualmente vigente nella nostra Repubblica Democratica. Indietro, da questa parte!
Avete finito, generale? Sì, maestà. Allora, generale, io vi dico che questa condizione la trovo semplicemente... grave, ma accettabile. Accettabile? Così avevo previsto nel colloquio preliminare. Non dovete preoccuparvi, maestà. Cosa dite, Mine? Avete sentito, maestà, ci sarà un processo. Sì. E l'innocenza di Fra Diavolo sarà luminosamente provata. Sì, vabbè, ma Mine, che figura ci fai? Subito. Andiamo! Dov'è il re? Voglio vedere il re! Ah, sei qui? Carogna. Maledetto. L'assassino. Maledetto vigliacco. Costui è un assassino, un impostore. Qui c'è un solo Fra Diavolo. Io, Michele Svezza, colonnello di sua maestà. Fermi! Lasciatemi! Sergente! Io sono Fra Diavolo. Fra Diavolo, è isso? Ma allora chi è quell'altro? Lasciatemi, Petri. Un momento, prego. Maestà, signori. Amico mio, conosco Fra Diavolo molto bene ed è inutile cercare di ingannarmi. Mi sono battuto in duello con lui quando ero un soldato leale, incapace di azioni vili. La mia chance. Ma non lo conosco più come tale ora che Fra Diavolo si è fatto il più vigliacco e il più crudele degli assassini. È bello che voi cerchiate di sacrificarvi per un altro. Generale, voi sapete che Fra Diavolo... So tutto. E appunto per questo vi assicuro che non ne vale la pena. Egli ha sporcato un nome che per l'innanzi era onorato. È lui solo che deve pagare. Andiamo. Volevo rendergliela, ma non ne è più degno. Serbatela voi, amico mio. Serbatela in mio ricordo. Grazie. Ma dove sta il re? Silenzio. Maestà, eminenza, signori. Ne, paesà. Ma che è la sciarpa mia? Ma perché?